Terra Sarda, un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Sardegna rurale. Oggi siamo a Dabbasanta per conoscere il ristorante Su Carduleo. Comunque è troppo bello fare le riprese così. Mi concedete un giorno in più prima di dire a Tinto e Fede di non prenderci in giro? Dai, va bene, così ci divertiamo un po' che al ristorante possiamo fare delle belle riprese. Buongiorno ragazzi, oggi una giornata rilassante. Andate ad assaggiare i piatti dello chef Roberto Serra, mi raccomando, eh. Finalmente il mio habitat è naturale, grazie. Avete qualche criticità da segnalarci? No, nessun problema. Oramai conosciamo bene le direttive per fare la vostra serie. Ottimo! Fateci sapere il menù della giornata, che siamo molto curiosi di conoscere cosa mangerete. Va bene. Non vedo l'ora. Ciao. Ciao. Buongiorno. 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 Carlo, piacere. Roberto, piacere. Elisa, benvenuta. Molto piacere. Margherita, piacere. Benvenuti a Su Carduleo. Venite, vi faccio vedere le cucine del Su Carduleo. Voi con chi? Molto piacere. Ma chissà quanti ingredienti straordinari passano per questa cucina. Esatto, soprattutto ingredienti solo del territorio di Abbasanta, l'Altopiano, quindi tutta questa zona limitrofe. Agnello, pecora, tutte le carni locali, poi pani, i pani dei panifici territoriali che io amo tanto, o l'extravergine, i formaggi che abbiamo qua sono solo rigorosamente di questo territorio. Bentornati a Terra Sarda. Oggi siamo qui in compagnia di Roberto Serra, chef patron di Su Carduleo. Roberto, raccontaci un po' la tua storia. Lontano 96-97, scuola alberghiera di Arzachena, diploma, un po' di esperienza in giro per il mondo, la Costa Smeralda, i grandi alberghi della Costa Smeralda, poi Svizzera, Londra e un rientro in Italia, in Umbria, e poi una scelta di aprire Su Carduleo. Quanto ha influito la tua esperienza acquisita all'estero oppure al di fuori della Sardegna nel momento in cui sei tornato? Beh, diciamo che è stato il passo che mi ha arricchito sia culturalmente che poi mi fa crescere professionalmente, quindi capire la Sardegna e il suo territorio e i suoi prodotti con le esperienze fatte nel mondo. Grazie Roberto, grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ma secondo voi, di tutti i prodotti che abbiamo assaggiato, qual è quello che ci rappresenta di più? Per me l'olio. Perché con tecniche nuove portiamo qualità alla serie. E perché ci speriamo? Ah, quello è sicuro. Io credo il formaggio. Perché siamo tre cose completamente diverse, ma insieme creano qualcosa di unico. Ti sei affezionato, eh? Parolone. No, io invece il vino, perché le caratteristiche di un unico territorio definiscono le nostre unicità. Ragazze, io credo che se Fede e Tinto dovessero sentire una cosa del genere la vorrebbero sicuramente nella serie. Bene, mi dispiace interrompere questo momento, ma è ora di sentire Fede e Tinto. Dai. Voi siete d'accordo che lo diciamo? Ma dillo tu, okay. Quando siamo qua. Va bene. Pronto? Ciao ragazzi, come state? Fede, dobbiamo dirvi una cosa. Vi abbiamo sentito l'altro giorno quando dicevate che ci fate girare delle riprese alternative solo per tenerci buoni. Ragazzi, volevamo solo capire se era una strada percorribile, E perché non dircelo allora? Cioè, ci avete chiamato perché volevate il nostro punto di vista, il nostro contributo. Noi dovremmo essere, credo, un ingrediente aggiunto, non un retrogusto. Hai detto giusto, vi abbiamo chiamato noi, è la nostra serie. Decidiamo noi che sapore ha, per rimanere nella metafora enogastronomica. Lo sappiamo, ma... Niente ma, c'è un lavoro da fare.
Però basta richieste e cambiamenti, abbiamo già fatto tantissimo. Gli autori siamo noi, da domani non vogliamo più sentire queste storie. Ora dobbiamo andare. A domani! Prossima tappa!